In Valsusa, nel mezzo delle borgate ma anche nei valloni più ripidi e oggi isolati, si trovano decine di testimonianze di opifici idraulici. Mulini da farina, peste da canapa e da frutta, forge, segherie. Il cuore della produzione alimentare e artigianale montana che in molti casi ha cessato di battere solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima dell'industrializzazione della Valsusa, nella seconda metà dell'Ottocento, la forza non muscolare più utilizzata era l'acqua e quasi tutte le comunità che ne avevano la possibilità si dotarono almeno dei mulini da farina e delle peste. Gli opifici più specializzati, come forge e segherie, invece, sorsero lungo le principali vie di comunicazione per facilitare lo smercio dei prodotti. Sulla base dei pochi documenti scritti, possiamo ipotizzare che la situazione si mantenne con poche variazioni dal Medioevo all'età moderna. Il controllo dei piccoli opifici idraulici fu generalmente concesso dalle signorie territoriali alle comunità, che a propria volta lo affidarono a singoli o a gruppi di privati. Chi gestiva il mulino doveva occuparsi della manutenzione ordinaria e, in cambio del servizio, aveva diritto di trattenere una parte della farina. Le peste erano spesso annesse ai mulini da farina. Si trattava di opifici ancora più semplici di questi ultimi, che lavoravano stagionalmente. Ora per separare la resina dalle fibre della canapa, ora per ridurre in poltiglia noci, noccioli di prugne, mele, per ricavarne olio o succo. Le rovine che oggi possiamo scoprire sul territorio, però, non risalgono al Medioevo, ma sono più recenti. La maggior parte è databile al XIX secolo. Alcuni tra i mulini più importanti sono stati restaurati e oggi sono visitabili o in corso di musealizzazione. A Salbertran, per esempio, si trovano un mulino da farina con tre palmenti, una pesta da canapa e una piccola centrale di produzione di energia elettrica. L'aspetto attuale è moderno, ma l'opificio ha origini antiche. Le prime citazioni scritte risalgono al XIII secolo, infatti. Anche a Bussoleno si trova un mulino da farina molto ben conservato, a cui fu annessa un'officina. A Rochemaul di Bardonecchia si trova un altro mulino da farina, vicino al quale sorgeva probabilmente una pesta. Mentre a Gravere si può ammirare una pesta perfettamente restaurata. In valle si trovano i resti di moltissimi altri opifici, spesso in grave stato di degrado, che ci forniscono testimonianze e indizi indiretti di come si svolgevano le lavorazioni alimentari e tessili tra Medioevo e età moderna. Per esempio sappiamo che i canali che dai torrenti conducevano ai mulini erano generalmente scavati nel terreno e che la maggior parte degli opifici era mossa da una ruota orizzontale. L'acqua scendeva attraverso un tronco d'albero scavato per colpire le palette della ruota. Si tratta di un sistema molto semplice, anche se meno produttivo della ruota verticale. Esso aveva il vantaggio di costare poco e di essere di semplice manutenzione. Le macine venivano cavate in zona in apposite grandi cave, oppure erano ricavate da grandi massi nei pressi dei mulini stessi. La manutenzione della macina, invece, avveniva presso il mulino stesso ed era effettuata dal mugnaio periodicamente per ripristinarne la superficie rugosa e ritracciare i raggi. Incrociando i dati d'archivio e le testimonianze materiali emerge un quadro suggestivo. Da un lato la grande diffusione degli opifici idraulici è spiegabile con le difficoltà di comunicazione nelle aree di montagna, in particolare nelle terre alte. Dall'altro, la semplicità degli opifici e il disinteresse signorile nei loro confronti nel Medioevo ci testimoniano che la produzione di segale e di castagne per la farina e di canapa per le fibre tessili doveva essere abbastanza modesta e destinata all'autoconsumo o a un commercio a piccolo raggio. I mulini della Valsusa sono un patrimonio prezioso che ci testimonia un delicato e mai scontato equilibrio tra uomo, risorse e forze della natura. Un equilibrio che ha in parte resistito alla prima industrializzazione, per cedere il passo davvero soltanto con il secondo dopoguerra.